sono Giusy da Parma, voglio fare uno scherzo a mio marito Vincenzo. Vai Ciccio, pensaci tu. Ciccio, Ciccio, incorreggibile. Ciccio, Ciccio, inafferrabile. Ciccio, Ciccio, ineguagliabile. Sempre a fare scherzi tu stai. Colpa Ciccio. Pronto? Ciao Franti, ascolta che ti devo dire una roba, però non ti incazzare. Praticamente c'è un cliente della banca che me la mena un po', viene lì, fa lo scemo, eccetera. E mi dai il numero, ascolta, io per far andare via perché c'era gente, ti ho scritto su un bigliettino il tuo numero di cellulare. Va bene, ciao ciao amore, poi ci sentiamo, ciao. Eccoci. Pronto? Lasci messaggi. Saltando le dita, catapinze stamane, e pinze gli occhi, anche dentro la banca. Pronto? E queste che Giusy, e ho fatto da pinze, sì, sì. Pronto, Giusy? Pronto? Giusy? No, non è Giusy, sono il marito. No. Chi è che parla, scusi? Ah no, avevi sbagliato. No, non ha sbagliato, mi è il numero di Giusy questo, mi dica cosa ha bisogno. Scusi, perché io... Mi dica di cosa ha bisogno lei di mia moglie, mi dica un attimo. No, E poi vediamo di sistemare le cose, vediamo di cosa ha bisogno. Sì, è il numero di Giusy, però io sono il marito, mi dica di cosa ha bisogno che poi vediamo di sistemare tutto. È maleducazione risponde al telefono della moglie, scusi. No, il telefono della moglie io rispondo quando mi pare piace. Lei mi dica di cosa ha bisogno di mia moglie adesso, e poi dopo sistemiamo le cose. Non alziamo i toni, per favore. No, io non alzo niente. Ci siamo visti alla banca, no? E perché devo fare un'operazione in banca. Lei ha chiamato, ha fatto la canzoncina. Anche lei ha dato il numero, lei forse è scortese a prendere il numero di sua moglie. Cioè, no, io non sono scortese perché sono autorizzato da mia moglie a prendere. Quindi non è nessun problema tra me e mia moglie, non c'è nessun problema. Forse sei sbagliato. Io le dico solo una cosa. Cerchi di stare lontano e più possibile da mia moglie, anche nel lavoro. Perché era brutta come canzone, non era brutta. La risolviamo diversamente. Scusi, non era brutta come canzone, era una cosa carina che ti lascio un messaggio, quello che c'è adesso. Lei deve stare. Io per cortesia le chiedo di non rispondere. Mia moglie è una persona sposata, perché mia moglie non ha bisogno di avere del numero di telefono e di parlare con lei. No, ma perché lei pensa male, siccome io le faccio tutte le canzoni, l'altra volta le ho fatte Amore Capoeira. Cioè io faccio tutte le canzoni di sua moglie. Allora se lei non gliene fa le canzoni di sua moglie, anche deve essere arrabbiato con me che non gli fa. No, io ne gliene faccio di canzoni uguali, io faccio il cantante di professione, quindi faccio un paio di canzoni, gli faccio sua moglie. Esatto, però è importante che non gliene facciano agli altri. No, però per esempio e poi mi faccia la cortesia di stare lontano. Per cortesia di che mia moglie va e ci va a lavorare. Amore che torni. Non mi interessano le canzoni. Lei, la mia moglie esce la mattina e va a lavorare. Non ha bisogno di fare altre cose. Sì, ho capito, però... Va a lavorare, torna a casa e c'è la sua famiglia. Lei deve stare lontano da mia moglie. Ho capito, va bene. No vabbè, mi prego. Cioè scusami. Me la ricanti un attimo. C'è una playlist per Giusy. Me la ricanti Ciccio un attimo. Ti lascio un messaggio di 10 minuti. No scusate, io voglio sapere come va a finire. Ma dai, devo aspettare.